Ricordare non è solo un dovere, ma un atto cognitivo con il suo sia il suo significato sia l'azione che esso implica. L'esercizio della memoria e della testimonianza deve essere il fondamento per poter creare un mondo migliore. Siamo in diretta al memoriale della Shoah della Giovanni XXIII, in compagnia di testimoni autorevoli, le voci strazianti di alcuni ragazzi e ragazze sopravvissuti alla tragedia della Notte dei Cristalli tra il 9 e il 10 novembre del 1938, quando la situazione degli ebrei precipitò drammaticamente. Cosa successe? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci si guardò indietro con orrore. Il disastro morale era più grave ancora delle rovine materiali. La violenza fatta ai diritti dei singoli di interi popoli, che causò la perdita di tante vite umane, lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze come rom e gli omosessuali, le esplosioni atomiche. Tutte queste tragedie rappresentavano l'inaudita forza distruttiva dell'umanità. Mai più, si disse allora. Si cercò la massima garanzia che la pace e i diritti dei popoli sarebbero stati d'ora in avanti rispettati. Con questo spirito fu steso nel 1945 lo Statuto dell'ONU, il cui preambolo indicava come obiettivo quello di salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermava la fede nei diritti fondamentali della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole. Queste parole dello Statuto dell'ONU riflettono il legame forte tra il rispetto dei diritti umani e la sopravvivenza dell'umanità. Questa convenzione sta alla base anche della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea dell'ONU. Nei suoi 30 articoli essa costituisce un comune livello che tutte le nazioni devono raggiungere, o forse avrebbero dovuto raggiungere. Per la prima volta la comunità internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della promozione di specifici diritti, posti alla base di ogni convivenza. Così, dall'esperienza della violenza, poté scaturire l'affermazione della dignità inviolabile dell'uomo. La Dudu è il punto d'incontro di concezioni diverse dell'uomo e della società, una specie di decalogo per 7 miliardi di individui, che ha avuto il merito di formulare un concetto unitario e universalmente valido di valori che dovevano essere difesi da tutti gli stati. Non è un documento del passato, la dichiarazione è universale nel tempo. Essa può proiettare la sua luce nel futuro di un'umanità in cui lo scambio e anche lo scontro tra culture sono ancora frequenti. Se i conflitti, purtroppo, continueranno a moltiplicarsi, dovremo credere nella sempre più urgente attualità dei valori di tolleranza, come uguaglianza nella diversità, contenuti nella dichiarazione. Come definire i diritti umani universali? Abbiamo pensato di creare un albero, un grande immagine dei diritti umani, trasformato in fiori, foglie e frutti. E abbiamo riflettuto che un grande albero dalla chioma rigogliosa si può avere solo se è nutrito amabilmente dalla linfa vitale, che nel tronco scorre cultura, conoscenza, informazione, responsabilità personale e sociale. E resiste alle avversità solo se è ben saldo al terreno, con solide radici. L'istruzione, un efficace sistema sanitario, una legislazione equa a condizioni eque. Se ciascun paese si impegna fervidamente a far crescere il proprio albero dei diritti umani, allora l'autentica universalità di essi risplenderà nella vita dell'umanità intera.